Dopo un ex assessore all'urbanistica, un ex assessore all'agricoltura, a proposito delle cose che diceva anche lei, Gesuino Muledda. Io ho tutti i titoli: consigliere comunale, sindaco di opposizione, maggioranza, consigliere provinciale, consigliere regionale, maggioranza e opposizione, assessore all'urbanistica e all'agricoltura. Anche all'urbanistica. E allora che ho conosciuto e mi sono opposto a quello scempio, a quello scempio di Sassari. Dovremmo un giorno parlarne a Sassari. Io sono figlio di un paese di 1.006 abitanti, 006. Nel mio paese il territorio comunale, cioè la gran parte del territorio, era gestito dalla comunità dei massai e dei pastori. 3 anni Vidazzone, 3 anni pascolo che si alterna all'aratura. Tensioni, certo, tensioni. Però la comunità ha gestito una tecnica di coltivazione e di gestione del territorio che oggi è la più moderna possibile. Perché l'alternativa è, per dire quali prodotti dobbiamo fare, che tecniche dobbiamo utilizzare, l'alternativa è colture intensive, monoculture insistite, inquinamento del territorio e facilmente l'illusione che si possa andare a concorrere sul mercato con prodotti di massa. Se noi dobbiamo fare prodotti di qualità, anche perché non ne avremo possibilità di fare prodotti di massa, noi dobbiamo sapere che il valore aggiunto sta nell'ambiente ed esclusivamente sull'ambiente. Perché? Perché consumando minor territorio si fanno le migliori pratiche culturali. Questa soluzione prevede che il comunitarismo, che è un valore importante nella Sardegna, nell'insieme dei territori c'è questa grande anima, l'ogliastrino, però poi la gestione di fatto è la comunità locale. Per cui io non è che sono contrario a delegare i comuni a gestirsi il territorio, intanto ce l'hanno già per norma generale. Io sono contrario a una visione del territorio come possibile e unica, secondo la visione Capellacci, fonte di incremento di occupazione e di reddito, perché l'occupazione sarà zero e perché il reddito sarà ancora inferiore, perché si concentrerà ulteriormente. Allora la questione che si pone sul valore della terra agricola, il suolo agrario: o c'è minor consumo o la Sardegna non sarà più la stessa, cioè non potrà stare sul mercato, così come volgarmente si dice, né per i suoi prodotti agroalimentari né per l'ambiente, perché tutto l'insieme comporterebbe uno stress tale e del territorio e delle comunità che non consentirà di dire che la Sardegna è quella che è. Prodotto sardo buono per natura è la conseguenza di questo tipo di approccio. Grazie.